Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova video ricetta. Oggi faremo un piatto super tipicamente italiano, l'insalata caprese. Ha anche i colori dell'Italia perché abbiamo il verde, il bianco e il rosso. Ma vediamo subito i pochissimi ingredienti che ci servono per questa deliziosissima ricetta. Ci servirà una meravigliosa, meravigliosa vera mozzarella di bufala. Guardate com'è morbidissima. Ora, amici giapponesi e australiani, questa è la mozzarella di bufala. Adesso, dopo, quando la taglierò, vi farò vedere che dentro c'è il latte, non come nelle ossa che non c'è dentro nulla. Qui c'è il latte vero. Comunque, mozzarella di bufala, qualche foglia di basilico, un pomodoro, qui ho del succo di limone, sale, pepe, olio extravergine d'oliva e ci servirà un barattolo. Comunque, dopo aver lavato gli ingredienti, farò vedere, dobbiamo tagliare la mozzarella e il pomodoro. Tagliamo per primo il pomodoro. Mettiamo da parte, poi tagliamo la nostra meravigliosa mozzarella. Si vede, si capisce che io amo la mozzarella? Non so, speriamo. Cioè, talmente morbida. Comunque, cioè, no, adesso devo farvela vedere. Cosa esce? Il latte. Il latte. Io non so voi come fate a mangiare quelle cose lì. Io un anno all'estero ho mangiato una volta la mozzarella vera dopo tipo 9 mesi. Vabbè. La Saint-Père. Poi prendiamo un piatto, io prendo il piatto che volete, un pezzo di pomodoro, un pezzo di mozzarella. Un pezzo di pomodoro, un pezzo di mozzarella e così via fino alla fine. Poi potete metterli nel senso che volete. Ok. Adesso prepariamo la salsina. Io metto in un barattolo come questo, questo qua è delle cipolline, però potete usare quello che volete, succo di limone, olio d'oliva, sale, macinata di pepe. Okay. Vediamo se riesco a farvi vedere. Ok, chiudiamo e ci tiriamo. Dopo aver fatto ciò, dopo aver shakerato, mi sarà emulsionato bene il tutto, lo versiamo sopra così. Ok.
Potete immaginare il profumo del limone con l'olio, è una cosa super. Poi prendete le foglioline di basilico e le spezzettate sotto. Io ho il basilico surgelato perché la mia pianticina è morta. Quindi. Ma voi ovviamente se avete la piantina decisamente meglio. Però è buona anche così. Finito! Questa è l'insalata caprese. Una delizia italiana. Vedete che la bandiera italiana l'abbiamo fatta. Ora, perdonatemi, ma la mia luce fa schifo, lo so. Io e la mia insalata caprese vi ringraziamo per aver visto questo video. Muoio. Ci rivediamo alla prossima video ricetta. Ciao, amiche giapponesi! La mozzarella è questa! Allora, dovete venire in Italia, a casa mia, a mangiare la mozzarella. Anzi, ce ne andiamo a Napoli a mangiare la vera mozzarella di bufala. Ciao!